Questo è il mio portafortuna. Dai, tutti a tavola. Allora, durante i test della giornata di ieri mi hanno quasi ucciso, quindi ho deciso di portare con me un portafortuna oggi, lo attaccherò alla moto nella speranza che vada un po' meglio rispetto a ieri. Questo è il mio portafortuna, andiamo ad attaccarlo alla moto, va! Perfetto! Dato che manca un po' prima di entrare in pista e fare il turno, volevo approfittare di questo momento per spiegarvi un po' di cose carine. Nel caso non le conosceste, ci tengo tanto a sottolinearlo perché c'è sempre chi va in pista da 30 anni e dice: ma io già lo sapevo. Grazie al cazzo! Questo è solo per incuriosire coloro che eventualmente non lo sanno. Qui abbiamo un bigliettino. Quando ci si iscrive alle giornate in pista viene fornita una cartella con tutto l'occorrente per correre, tra cui questi bigliettini qua. Qui c'è scritto di 10, che corrisponde ad un orario specifico in cui c'è il turno, perché comunque in pista entrano per categorie. Prima di entrare in pista, questo qua io lo metto sul cupolino. Nel momento in cui si passa, dove ci sono i commissari di gara che controllano tutto, loro questo lo sfilano e poi si entra in pista. Qui invece abbiamo un numeretto. Questo qua, sempre in direzione gara, lo possiamo prendere noi. Il primo che mi è venuto davanti è il 318. A cosa serve questo numeretto? C'è sempre chi gestisce le foto e i video delle moto che sono in pista. Con questo numeretto possiamo dirigerci verso la postazione dei fotografi e loro andranno a vedere tutte le foto che sono state scattate e il software attribuito al numero 318, che in questo caso è il mio. Questo è il numero pilota, in questo caso il pilota precedente aveva il numero 82, ma questo numero per la gara di Cervesina andrà cambiato, perché ogni pilota avrà un numero e il numero è importante per permettere a tutta la struttura di contraddistinguere il pilota che sta guidando. Per adesso è tutto, ora siamo pronti ad andare in pista e a cercare di dare il meglio. Non siamo prontissimi per la competizione oggi. Però ma se oggi gigante da ieri oggi. Certo, certo. Ma abbiamo passato abbiamo abbassato quasi 10 secondi. Il nostro obiettivo è tirare di altri 10 per essere almeno la condizione di dire almeno altri 10. Almeno altri 10. Ti ho visto, secondo me l'impostazione non è sbagliata, ma probabilmente hai bisogno di
con il tempo già, tempo allenamento e ghiaccio. Tanto queste moto qui, tutte e due, sono riuscite a girare dai 43 ai 45 qua. Eccoci qua con Alberto, vincitore delle due edizioni 2015-2016 del CRV. L'altra moto che avete visto la guida lui, quindi oggi praticamente siamo compagni di squadra. E purtroppo ha già visto che in pista sono un po' legnoso. Vabbè dai, è prima uscita a Misano oggi? Sì. Esatto. Ok, prima uscita di sempre. Io grazie ai Power Days ho avuto già l'opportunità di girare qua altre due volte. Ah, e quindi un po' la pista la conosco già. Sì, per ora ci siamo incontrati giusto in un giro e ti ho visto alle prime due curve. Secondo me l'impostazione c'è. Probabilmente la moto è nuova, la pista è nuova. Ci sono ancora un sacco di chilometri da fare per migliorare, secondo me. Insomma, siamo ancora al check iniziale, però chi è meglio di uno che ha già vinto con questa moto e soprattutto nel campionato che andrà a correre a Cervesina può consigliarmi. Quindi ci prepariamo per i turni nel pomeriggio. Dai, che sono sicuro farei bene. Grazie. Grazie a te. Nella classe 500, quando lui vinceva, era il 1981, io ancora dovevo nascere. Nascerò 3 anni dopo, ovvero nel 1984, quindi l'età di mia figlia, non esistevo e lui già vinceva. Ho iniziato nel 74 da solo, 75, poi 76 l'ho fatto con Gallina e 80 e 81 quando ho vinto il mondiale sono di nuovo con Gallina. Sarebbe stato bello avere le moto di oggi ai miei tempi, non è che eravamo scemi e che non le volevamo usare, è che non c'erano, il meglio che c'era era quello che usavo io, per quello con cui ho vinto il mondiale, ed erano molto difficili da guidare perché non avevano
niente di tutto quello che oggi aiuta, trazione, controllo di trazione, ABS, dovevamo farlo noi col polso, non c'era l'elettronica che ti aiutava. Esatto. E quindi, e poi insomma le piste erano più pericolose, l'abbigliamento con cui eravamo vestiti non era quello di oggi, che si gonfia, che ha il doppio strato sui gomiti, sul sedere, eravamo delle tutine, noi eravamo tanto scemi che pensavamo a farle più leggere possibili per, in modo da poter andare più veloci con meno chili. Quelle di oggi è quasi un piacere scivolarci, perché se non ti viene addosso nessuno è difficile farci anche male. Oggi l'unico proprio vero pericolo è scivolare e che qualcuno ti venga. Esatto. Come al povero Marco, che lo ricordiamo gli anni. Certo, lo ricordiamo Marco Simoncelli, infatti questo circuito è di Misano, è dedicato anche a lui. È sì, un grandissima pilota. Persona che ho avuto la fortuna di conoscere, e due settimane prima di quando fece l'incidente abbiamo fatto 3 giorni insieme a una festa dainese in montagna, dainese tour, e io e lui eravamo gli apripista, quindi l'ho anche conosciuto al di fuori dalle cose. Ok, io non voglio rubarti molto tempo perché so che sei preso qua con i ragazzi del box, però volevo chiederti se mi autografavi questo cappellino, sarebbe un grande onore per me. Grandissimo piacere mio farlo. A presto, arrivederci, ciao a tutti. Sicuramente oggi è stata molto molto formativa, ancora più di ieri. Sono riuscito a dare un po' più di gas lì dove prima lo mollavo e sto cercando ancora di capire un sacco di cose. I consigli di Alberto e del team sono stati preziosi. Adesso devo cercare di fare il meglio che posso per prepararmi ad affrontare la prossima gara, che non sarà facile, però comunque il bello è anche quello, cominciare dal basso e finire verso l'alto. Quindi passerò le prossime settimane in pista. Quindi per adesso questo video finisce qui, da Misano è tutto. Come al solito ragazzi, mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, lasciate un like e commentate. Noi ci vediamo al prossimo episodio.